Oggi una puntata particolare del nostro Innovation Express, anche perché abbiamo un ospite in studio che è Walter Songini di Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche è l'ente regionale, l'agenzia regionale che organizza questo evento ormai da anni. Benvenuto Walter nella nuova sede di Radio X. Grazie, sì, molto bella la sede, complimenti per la sede. Allora, immagino che sarete indaffaratissimi nei preparativi di questo evento che, diciamo, quest'anno è bisvalido perché è anche un po' l'inaugurazione della nuova manifattura tabacchi dopo il restauro decennale del quale è stato oggetto, quindi uno spazio nuovo, una nuova sfida. Allora, cosa bolle in pentola per l'edizione 2016 di Sinnova? Beh, direi che la cosa più importante di Sinnova 2016 è l'apertura verso il mondo. Sinnova fa un salto di qualità, diventa un evento non più legato soltanto alla presenza di importanti imprese regionali, ma si apre al settore internazionale. Questo avviene prima di tutto perché Sinnova quest'anno ospita alcuni grandi big player dell'industria digitale internazionale che hanno deciso di investire nell'isola. Parlo di Amazon, di Accenture, di Microsoft, ma anche appunto della cinese Huawei. Sinnova appunto si apre anche al confronto con altre imprese internazionali. Questo grazie alla collaborazione con l'assessorato all'industria e l'ICE, che hanno deciso di organizzare all'interno di Sinnova il cosiddetto forum ICT, cioè un grande evento di partenariato che consentirà alle imprese sarde presenti a Sinnova di poter incontrare una cinquantina di imprenditori, business angels, venture capital provenienti da paesi internazionali. Sì, da tutto il mondo. Abbiamo elencato in questi giorni molti dei paesi dal quali provengono queste realtà, che vanno dalla Corea al Sud America, al Nord Europa, agli Stati Uniti. Insomma, una grandissima opportunità soprattutto per le imprese del settore ICT, che è uno dei settori, diciamo, più rilevanti dell'ecosistema dell'innovazione sarda, con colleghi provenienti da tutto il mondo. Sì, io direi che questa, proprio oggi ho ricevuto una telefonata da parte di un'impresa presente appunto a Sinnova, un'impresa sarda, la quale appunto mi si complimentava per il fatto di aver potuto organizzare 17 incontri con business angel che vengono dalla Svezia, dall'India, da Israele, e anzi mi chiedeva appunto di organizzare anche in futuro appunto eventi di questo genere, perché sono molto importanti. Ecco, diciamo, questo è un po', diciamo, la ciliegina sulla torta di quest'anno, questo forum dell'internazionalizzazione, che però immagino diventerà, gioco forza, un appuntamento più o meno annuale. Insomma, sì, diventerà... io vorrei lavorare in questa direzione. Era un'esigenza che era emersa nelle prime edizioni di Sinnova, in particolare nella seconda e nella terza. Siamo riusciti a organizzarla per la terza. Se funziona come io immagino che funzionerà, credo che possa diventare un appuntamento annuale, così come Sinnova ormai è diventato l'appuntamento annuale dell'ecosistema dell'innovazione in Sardegna. Ecco, ed è naturale che un ecosistema maturo, sempre più maturo, abbia bisogno di continui momenti di confronto e anche di business congiunto con realtà provenienti da tutto il mondo. Poi il cuore di Sinnova, come al solito, è la presentazione dei prodotti barra servizi messi in campo dalle imprese sarde del settore innovazione. Le imprese sarde che diventano sempre più numerose. Quest'anno abbiamo presenti 134 imprese che provengono un po' da tutti i settori, dall'ICT, dal turismo, dall'energia, dall'ambiente. Di queste appunto imprese, queste 134 imprese, ben 44 sono start-up, quindi giovani imprese innovative, e 17 appunto imprese, chiamiamole femminili. Anche questi sono dati appunto in crescita rispetto all'edizione appunto precedente. Ecco, un dato che abbiamo ripetuto nei giorni scorsi, che ci avete dato in conferenza stampa, secondo me molto interessante, è il dato di crescita delle start-up in Sardegna. Si dice che la Sardegna sia una terra promessa delle start-up per una serie di fattori storici, ambientali,
che favoriscono la nascita di imprese innovative nella nostra regione. Il dato è veramente incredibile. L'anno scorso c'erano 26 startup, quest'anno 44, quindi raddoppiato quasi il numero delle startup presenti a Sinova, ed è una realtà importantissima. E tra l'altro noi proprio in questi giorni come Sardegna Ricerche abbiamo lanciato un bando che presenteremo anche a Sinova, specifico appunto per le startup, per agevolare la nascita di nuove imprese innovative. Ecco, io ti proporrei, Walter, di ascoltare insieme a noi alcuni degli interventi che i nostri radio reporter hanno registrato oggi in giro per la città, parlando con i ragazzi di innovazione, di rapporto con la tecnologia, e poi torniamo in studio a parlare di Sinova. Quindi innovazione come nuovo modo di guardare alle cose, nuove soluzioni per problemi che già esistono, non necessariamente lo sviluppo di codici o di applicazioni. Questa è un po' una costante delle risposte dei ragazzi che abbiamo intervistato in questi giorni in città, Walter. Cosa sì, ne pensi? Beh, questo, diciamo, da un lato mi sorprende, da un lato mi fa felice il fatto che tecnologia non venga appunto necessaria, o meglio, che innovazione non sia associata a innovazione. Quindi l'innovazione, la tecnologia è una parte dell'innovazione, ma è soprattutto un approccio culturale. Mi pare che l'intervista, l'ultima che abbiamo sentito, lo dica appunto in maniera appunto molto esplicita, e quindi questo è un fattore che ci infonde molto fiducia. Io credo che i giovani siano molto più consapevoli dell'importanza di che cosa significa innovazione di quanto noi adulti non fossimo quando eravamo giovani come non loro. Non fossimo ai loro tempi, probabilmente. Ecco, sì. Sicuramente internet e le tecnologie della comunicazione, l'ICT, hanno cambiato, come dire, il nostro modo, il sistema nervoso, il nostro modo di ragionare e di operare. Il concetto di rete, di fare rete, di non vedere gli altri sempre solo come concorrenti, ma di pensare che con quei concorrenti si possono costruire insieme delle opportunità, il famoso concetto di co-petition che è nato proprio di pari passo con internet, ci ha portato a vedere in modo diverso anche cose normali, anche cose di tutti i giorni. E non è casuale, in effetti, che all'interno di Sinova il tema dell'ICT sia sicuramente centrale, ma ci sono altri grandi temi come quello dell'agri-food, quindi ripensare il settore della produzione agroalimentare in Sardegna, nel mondo, attraverso schemi innovativi. Questo è sicuramente una conseguenza di questa, certo, cultura dell'innovazione applicata a un campo tradizionale. Un altro sicuramente è il campo della cultura, citata moltissimo dai nostri ragazzi intervistati, e del turismo, della valorizzazione dell'ambiente, che per la Sardegna rappresenta ovviamente un'opportunità straordinaria. Un'altra opportunità che è emersa prepotentemente in questi anni è l'opportunità di lavorare, di fare sistema, di lavorare insieme. E di questa tendenza i protagonisti assoluti sono gli incubatori, gli acceleratori di impresa che stanno nascendo, i co-working che stanno nascendo un po' ovunque, molti anche in Sardegna. Oggi i nostri ragazzi, facendo interviste in giro per la città, hanno casualmente intervistato un investitore di uno dei co-working che hanno aperto i battenti in città negli ultimi tempi. Si tratta di Hub & Spoke, lui è Filippo Candio. Ascoltiamo che cosa ha detto ai microfoni dei nostri inviati. Siamo in compagnia di Filippo Candio. Allora Filippo, se ti dicessi innovazione, cosa ti viene in mente? Vabbè, io intanto credo che esistano varie tipologie di innovazione, non esiste soltanto quella tecnologica, e la Sardegna è una delle prove di questo. Tanto può esserci un'innovazione di processi, un'innovazione di prodotti, e poi alla fine dei conti viene comunque l'innovazione tecnologica, che è quello, diciamo, che è il tramite per raggiungere degli obiettivi in questo nostro mondo moderno, basato comunque su prodotti scalabili, su start-up che chiaramente tendono non più a voler rinchiudere in un mercato piccolo, ma tendenzialmente vogliono arrivare a vendere in tutto il mondo, per dire. Secondo te la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, oppure noi stiamo un po' diventando schiavi? A parte che io sono schiavo e ne sono anche abbastanza felice, perché comunque sin da ragazzino, diciamo, ho avuto a che fare con le ambulanze, no scherzo, con la tecnologia. E niente, la trovo una cosa ottimale. Intanto per esempio ho un bambino di 3 anni a cui non nego l'iPad, d'accordo? Io vedo comunque che determinati processi mentali
si velocizzano. Poi come ogni cosa sta all'uso che se ne fa, però poi effettivamente credo che abbia migliorato la vita di tutti i giorni, tutto è più semplice. Artigiani, scienziati, secondo te chi sono i veri innovatori? Beh, intanto comunque per me esiste un processo anche al contrario, che vuol dire utilizzare vecchi sistemi d'accordo con formule nuove. Quindi comunque esistono forme di innovazione che riguardano solo esclusivamente processi mentali, d'accordo? Nei modelli di lavoro, per esempio, esistono tipologie di lavoro adesso, per esempio nello smart working, d'accordo, con i quali si utilizza comunque anche tecnologia antica, ma in un modo completamente diverso. Puoi prendere un vecchio computer datato, d'accordo, e farne un centralino telefonico, per dire. Quindi comunque esistono tanti livelli di innovazione e i più innovativi, secondo me, sono gli ex giocatori di poker, che chiaramente hanno quella forma mentis per riuscire a reinventarsi, per esempio, e poi mettersi a lavorare nell'innovazione. Questo ovviamente mi sono autoreferenziale, però. Un'ultima domanda: secondo te al giorno d'oggi il mondo di quale innovazione ha bisogno? Ma a parte che comunque questa non credo, cioè sì, non so quanto io possa dirlo. Secondo me più che di innovazione ha bisogno di gente che si dà da fare. Poi quando le persone si danno da fare seriamente, con professionalità e competenza, cercano di trovare delle soluzioni ottimali nel posto poi in cui vivono. Quindi credo nella territorialità, credo nelle aziende che si occupano in primis del territorio e poi solo dopo al processo di scalabilità, che poi spesso e volentieri è soltanto una conseguenza dell'agire bene. Quindi credo che ci sia tanto bisogno di darsi da fare, questo discorso. Lui era Filippo Candio, ex giocatore professionista di poker, che poi a un certo punto ha deciso di investire un po' anche delle sue vincite al tavolo da gioco in una iniziativa di un incubatore di startup. Ecco, qual è stato il ruolo svolto in questi ultimi, direi, 2-3 anni al massimo da questi luoghi dove si fa imprese insieme, Walter? Ah, direi che è stato appunto un ruolo molto importante. Io in particolare Hub & Spoke li ho conosciuti sin dall'inizio, anzi mi ricordo che nell'edizione precedente di Sinnova, quella del 2015, loro stavano appunto per inaugurare e io gli ho detto: perché non venite ugualmente e non partecipate a una tavola rotonda in cui insieme ad altri incubatori? Loro mi hanno detto: no, ma sai, noi siamo ancora, diciamo così, erano un po' titubanti, quindi ho detto preferiamo molto aspettare. Stare a guardare. Poi invece devo dire, hanno avuto uno sviluppo fortissimo, egregio. Tra l'altro loro ospitano non soltanto imprese e liberi professionisti che intendono, diciamo così, svolgere la loro attività, ma devo dire che stanno organizzando anche delle attività di networking, di animazione culturale egregia. Da ultimo vorrei fare la pubblicità, anche perché ho iscritto appunto mio figlio, si svolge ad Hub & Spoke un corso per coding per giovani, per ragazzi, attraverso appunto i videogiochi, che devo dire è una cosa appunto bellissima, interessantissima. Sì, sono delle realtà davvero molto interessanti che hanno contribuito non poco ad animare e a rendere più fertile questo ecosistema della Sardegna. I temi all'interno di Sinnova 2016, io ho segnato qualche appunto nella mia agendina di giornalista quando c'è stata la conferenza stampa: rapporti con i grossi player internazionali, quindi il tema dell'internazionalizzazione centrale, assolutamente centrale. C'è un altro tema, che è quello delle risorse finanziarie a disposizione, esatto, del sistema, e quindi come utilizzare al meglio i bandi europei per attingere risorse, ma per non far solo crescere. anche risorse regionali. Chi verrà a Sinnova scoprirà che ad esempio la regione mette a disposizione, come nel caso appunto di Sardegna Ricerche, voucher per creare nuova impresa innovativa, ma anche la SFIRS, che mette a disposizione altri strumenti. Cioè c'è tutta una serie di attività, di incentivi finanziari che vengono messi a disposizione per, come dicevi tu prima, far sì che questo ecosistema dell'innovazione,
che in Sardegna, devo dire, ha già raggiunto dimensioni ragguardevoli, possa fortificarsi sempre di più. Ecco, un altro tema che leggo è digital finance, tecnologie e strumenti finanziari per dare servizi finanziari, quindi relativi anche alla borsa, agli investimenti di tipo finanziario, e poi last but not least, verrebbe da dire, tecnologie legate all'Internet of Things. Quindi... Sì, esatto, questo dell'Internet delle cose, cioè del fatto che attraverso internet gli oggetti possono dialogare fra di loro, è un tema che ha una rilevanza, direi, straordinaria. E in Sardegna abbiamo già alcune realtà imprenditoriali importanti. Vorrei qui ricordare ad esempio imprese come Abinsula, che sono già diventate una realtà non soltanto nazionale, addirittura internazionale. Quindi su questo tema dialogheremo con realtà provenienti dal mondo imprenditoriale, non soltanto sardo ma anche nazionale e internazionale, e anche con l'Accademia, quindi con l'Università in particolare di Cagliari, che su questo settore sta portando avanti degli studi molto importanti. L'altro tema interessante è il, come dicevi prima tu, il cosiddetto fintech, cioè si parlerà di come la rivoluzione digitale sta colpendo e sta trasformando tutto il settore appunto finanziario, quindi sta trasformando in maniera radicale il funzionamento delle banche e degli altri istituti finanziari. Ecco, noi eravamo abituati a quelle videate che ci facevano vedere sempre in occasione di qualche crack o di qualche exploit pazzesco in borsa, dove si vedevano centinaia di persone in una stanza attaccate a dei monitor con i telefoni in mano che facevano le transazioni. Ecco, anche quel mondo sta cambiando. Anche quel mondo sta cambiando, si sta tutto automatizzando. Addirittura abbiamo alcune società come Money Farm che sostanzialmente si sostituiscono in maniera, diciamo così, automatica e intelligente agli intermediari finanziari, cioè alle persone, appunto, ai consulenti appunto finanziari. Ma poi parliamo molto di Bitcoin, quindi di moneta virtuale, parliamo di blockchain, cioè c'è tutto un settore estremamente molto interessante che produrrà appunto delle ripercussioni nel settore, diciamo, bancario molto importanti. Allora, tutto questo e molto di più a Sinnova 2016, giovedì e venerdì ex manifattura tabacchi, perché ci sarà anche il Fab Lab con le meraviglie delle stampanti laser, ci saranno tantissimi temi e noi saremo lì tra l'altro a raccontarveli, perché faremo due puntate specialissime di Extra Live in diretta dall'ex manifattura tabacchi per far parlare i protagonisti, per intervistare le imprese che saranno presenti lì e anche per regalarvi qualche momento di musica un po' inedito e diciamo tagliato su misura per questa rassegna. Io ringrazio Walter Songini per esserci venuto a trovare oggi, in bocca al lupo per la rassegna. Grazie mille.